Ciao ragazzi, sono Agnese Conciagioco e sono qui per il sito www.karatedot.com. Anche io, come tutti gli altri istruttori d'Italia, causa emergenza coronavirus, vi comunico da casa. Oggi voglio parlarvi delle quattro parate base del karate, in questo caso Wado Ryu, lo stile che pratico. Abbiamo la prima parata, parata alta. Seconda parata, parata verso l'esterno. Terza parata, parata verso l'interno e l'ultima parata o spazzata verso il basso. La prima, Jodan Uke, la seconda, Gaiwan Uke, la terza, Naiwan Uke e l'ultima, Gedan Barai. Parata in giapponese si pronuncia Uke, un termine che deriva da Ukeo, che in giapponese vuol dire ricevere. Questo cosa significa? Che nell'effettuare le parate noi dobbiamo essere solidi, dobbiamo avere una buona tecnica che prevede appunto la rotazione del braccio e in questo modo dobbiamo essere solidi contro una forza bruta dell'avversario. Per l'allenamento di oggi vi consiglio di fare 3 serie da 10 per braccio di ogni parata. Vi saluto e vi aspetto su www.karatedot.com. Ciao!